disponibile finora solo con alimentazione a benzina, quando lo scorso anno il segmento SUV ha visto i 2/3 delle preferenze rivolgersi al gasolio, Mazda CX-7 torna oggi in concessionaria con il turbo diesel di casa montato sotto il cofano ed una bella ritoccata alla confezione. La leggera revisione stilistica prelude al piacere che si prova accomodandosi in postazione di comando, serviti da una plancia minimalista a 3 strumenti, volante multifunzione e una selva di pulsanti al di sotto della palpebra centrale che ospita lo schermo per il navigatore e la telecamera di parcheggio. La prova del 2002 da 173 cavalli regala certezze. Gestita da un cambio manuale a 6 marce, la CX-7, se non interprete di performance a mozzafiato, disimpegna comunque con agilità le esse affrontate, mettendo a terra la potenza senza cedimenti e con continuità. In autostrada, quando il tachimetro si avvicina al limite massimo dei 200 orari, la mole del SUV trasmette sicurezza e la chiacchiera tra il guidatore e il suo secondo si snoda indisturbata. Quello del diesel si rivela dunque un innesto efficace ed anche pulito, grazie al sistema che riduce all'osso le emissioni di ossidi di azoto allo scarico. Con i suoi 4,70 m di lunghezza, Mazda CX-7 si confronta con i SUV grandi più che con i compatti, ma l'obolo richiesto per acquistarla è nettamente inferiore a quello preteso mediamente dal segmento. I prezzi partono da 30.000 euro, il benzina da 260 cavalli rimane in gamma e nella versione ristilizzata viene proposto a 38.700 euro.